Friends, dopo su Super Corris, eccoci qua ragazzi, parliamo delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Messico. Abbiamo visto le prove fino a tarda notte, ci avevamo tutti quanti gli occhi proprio sgranati, però abbiamo potuto capire tante cose, più nell'FP2 che nell'FP1. Io l'FP1 ragazzi le seguo, ma vi dico la verità, sono sempre poco forviere di grandi novità e di situazioni. Le FP2 sono sempre quelle dove io riesco a tracciare più o meno il sunto della situazione, perché tanto poi le FP3 che seguiremo comunque sono più votate appunto alla qualifica, alla preparazione del giro secco. Nelle FP2 si vede effettivamente quello che accade, anche perché nella prima qualifica la maggior parte dei piloti ha provato le gomme test e quindi non è che ha spinto più di tanto. Abbiamo potuto capire quali sono i valori in campo, orientativamente, che erano quelli che già avevo preventivato, però ci sono delle novità e adesso ne parliamo. Come al solito, permettetemi di dirvi, se volete, iscrivetevi a tutti i miei canali, non solo a questo, anche agli altri che trovate nella home, lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi, Super Corris and Friends, dai raga, facciamo sempre qualche donazione in beneficenza ogni mese, che è importante. Chi vuole sostenere il canale, trova gli abbonamenti, le donazioni, super grazie, super quelle, quell'altro. Poi fa quelli che gli pare. Vi ringrazio perché, come avete visto, grazie alla crescita, all'impegno del canale, l'impegno mio, l'impegno vostro nel seguire i video, comunque stiamo portando avanti progetti clamorosi. Vi ho detto, arriverà un PC molto potente, che non ho comprato io, quindi non è un PC. È un PC che ci è stato fornito da un gruppo con cui collaboreremo e faremo delle grandi cose. Quindi, grazie a Dio, vedete, la visibilità ci ha dato aiuti. Arriverà il telefono, tutto quanto. Le donazioni continuano ad andare per giochi e cose importanti da portare per il canale. Le donazioni al canale non vanno a me e non me le metto in tasca io. Comprerò sempre cose per il canale. Comunque i giochi, comunque gli upgrade. E quindi vi ringrazio a tutti quanti. Partiamo subito con il video. Allora, cosa hanno detto le prove libere di ieri? Hanno detto sostanzialmente quello che già pensavamo. Una Red Bull un po' in crisi, ma crisi relativa. Io parlo di crisi quando dico non girano 3 secondi più veloci degli altri. Quella è la crisi per me. Perché comunque sono più umani. Da qualche gara a questa parte sono più umani. È evidente che hanno bloccato lo sviluppo della macchina. È evidente secondo me che a Mondiale vinto, io penso abbiano proprio tirato i remi in barca per non creare troppo clamore. Prima parte di stagione ragazzi per Red Bull è stata vergognosa. Cioè io penso chiunque si intende un minimo di Formula 1 ha visto qualcosa che non sarà mai verificato. Probabilmente adesso stanno tirando i remi in barca anche per non dare adito a queste voci. Verstappen comunque primo, sta in crisi. Quando c'è stato da tirare abbiamo visto che Verstappen è quello che guida la macchina meglio. Zero correzioni, macchina precisa, perfetta in inserimento, perfetta in percorrenza. Io non capisco, alle volte sento dire no ma Red Bull in crisi, Ferrari qua. Secondo me si cerca di tenere vivo l'interesse di un pubblico che si è stufato, perché la verità è che stanno davanti. La verità è che ci sta pur Perez. Come già ampiamente previsto, Red Bull in Messico dà il contentino a Perez, quindi magicamente è tornato competitivo. Com'è possibile? Un pilota che da 10 gare non riesce a guidare l'auto torna competitivo? Sì, che Red Bull sa che fare qualcosa contro Perez porterebbe fischi, porterebbe odio dai messicani. Perez torna competitivo, è là che vi dicevo già nella prediction. Secondo me saranno due la Red Bull a lottare davanti, perché è evidente la cosa. Perciò, detto delle due Red Bull, dietro cosa si è visto? Si è visto una Mercedes che a livello di tempi assoluti non ha fatto granché, però sul passo gara, come al solito, ci sta. Soprattutto con Hamilton, che nell'ultima parte di stagione, stiamo vedendo, sta dominando il confronto con Russell. Un Hamilton che sul passo gara, per l'ennesima volta, dimostra di essere forte. E questa è una pista, ragazzi, vera, una pista dove ci vuole la macchina. Quando ci vuole la macchina, effettiva, la Ferrari perde. Hamilton ha fatto un passo gara straordinario, è riuscito a fare dei giri perfetti, non crollando mai con la gomma, Russell un po' di meno. La Mercedes ci sta, è inevitabile pensare che saranno della partita per il podio, quindi vedremo se Hamilton poi si riuscirà a inserire nella lotta per la vittoria, perché lui chiaramente è deluso, arrabbiato di quello che è successo. Chiaramente io penso che Verstappen sia sempre su un altro pianeta, ve lo dico subito. Mi aspetto che lottino, una Mercedes comunque che... se la gara sarà calda, probabile, perché in Messico spesso fa caldo e nonostante l'altitudine può sfruttare la potenza del pacchetto con una usura gomme limitata, e questo è il grande jolly che c'ha la Mercedes, perché poi su una pista del genere fanno un po' fatica in rettilineo, perché la Mercedes in rettilineo non genera questa grande velocità di punta, però poi nel guidato là esce fuori la bontà dell'auto. Se non consumi le gomme è chiaro che a fine gara ti ritrovi con un vantaggio, come se lo sono ritrovati ad Austin.
nonostante una strategia folle e la squalifica, comunque andavano. Quindi, capiamoci. Mercedes Ford, McLaren, McLaren idem. McLaren però me l'aspetto poco più debole di Mercedes. Che significa? Sta là, se lo gioca, però tipo a Singapore c'aveva qualcosa in meno di Ferrari, tipo a Austin c'aveva qualcosa in meno di Mercedes. Stanno là. Ora, decifrare chi delle due sta avanti è difficile. La sensazione che ho avuto è che, nonostante Norris abbia fatto dei tempi significativi, possa stare poco dietro la Mercedes. Comunque una McLaren che c'è, si giocherà anche lei le chance di podio. Una McLaren che dopo lo step di Silverstone è stata competitiva ovunque, parte Spa. Ragazzi, ci vuole poco a fare due conti, eh. Abbiamo visto pure la grafica di ieri. Quelle che ha guadagnato di più per tutta la stagione è stata la McLaren. Si poteva fare lo step. Ferrari ancora oggi si dice no, ma non vuole copiare la filosofia Red Bull. L'anno prossimo probabilmente farà una macchina con le sue filosofie. Ragazzi, non lo so fino a che punto conviene, eh. Poi alzo le mani. Io non lo farei, io copierei le soluzioni Red Bull con certamente la tua interpretazione. Là fai una macchina potenzialmente vincente. Se continui ad andare avanti con una linea di pensiero che abbiamo visto è fallimentare, è un problema. Norris comunque in Messico può fare una grande gara. McLaren c'è il problema della Mercedes. Meno velocità di punta rispetto a Red Bull e Ferrari, che sono due macchine che vanno in rettilineo. Però è chiaro che, ragazzi, sì, i rettilini, quello che volete. La problematica è che poi arriveremo in tutti i settori guidati. E là abbiamo visto che la McLaren è meglio di Ferrari. Ha anche McLaren delle sbavature, anche la Mercedes. Però di base sono vetture più stabili. Quando tu fai tutte quelle sbavature che abbiamo visto fare a Ferrari in gara, sono gomme che mangi. Tutte quelle correzioni, non è una cosa, dici, vabbè, è bello la tenuta. Sì, la tenuta, però poi dobbiamo vedere la ripercussione che c'ha sul consumo gomme. McLaren che è un po' più pulita, Mercedes che è un po' più pulita, stanno davanti. Quindi io me l'aspetto. Poi non so, Piastri, vedremo. Piastri è sempre come Russell. Come ti può fare l'Expura, come non lo devi manco valutare. Vediamo. Norris, Hamilton me li aspetto davanti a lottare per il podio, con Perez e Verstappen che vince. Salvo clamorosi imprevisti. Ferrari, ragazzi, è andata meglio del previsto, ma bisogna anche valutare le temperature. Ieri piovicicava, c'era fresco, il sole se n'è andato subito, soprattutto nell'FP2. Ferrari è riuscita a fare degli stint positivi, superando i 10 giri di spinta con le gomme, anche rossa, ha fatto un ottimo stint di prova. La problematica è che poi Ferrari è crollata, all'improvviso è crollata. Cioè non è che dici passo da 42,5 a 43, mezzo secondo, ci sta l'innalzamento tempo. No, il problema della Ferrari è che va forte, poi crolla, decade completamente. Quando crolli automaticamente perdi vagonate di secondi. Quindi una Ferrari che abbiamo visto instabile, abbiamo visto problematica soprattutto nella parte dello Snake, che è la Suzuka, prima parte del circuito 2, la replica. Quindi Ferrari cosa ha fatto? Oppure Austin, abbiamo visto la prima parte del circuito di Austin, sempre pure là è stato lo Snake, Ferrari stava in difficoltà. Perché la macchina di base è difficile da guidare, nervosa. Se dai troppo all'anteriore ti parte di sovrasterzo e t'ammazzi. Quindi piloti in difficoltà che sono poi crollati a un certo punto. Stanno anche a livello di salute non al top, ma non bisogna valutare questo perché lo dicevo ieri in live. Ragazzi, tante volte i piloti non stanno bene, alle volte non lo dicono, alle volte non lo sappiamo noi perché non si parla di altri piloti più di tanto. Piloti che chiaramente devono cercare di attutire. Rispetto all'anno scorso cosa è cambiato? L'anno scorso Ferrari arriva in Messico con una macchina competitiva, non fa nulla perché il motore viene abbassato. A livello motoristico sembra che Ferrari stia su. C'ha avuto un problema Sainz, ma vi ripeto, nelle prime prove libere mettono i motori iper vecchi, quindi se c'è un problema è perché il motore è arrivato. Penso che in gara non ci dovrebbero essere troppi problemi, per quanto l'affidabilità è a rischio per tutti, a 2000 metri di altitudine. Ferrari cosa può fare? Può cercare di sfruttare l'enorme velocità di punta e l'ultimo settore guidato, che però sono 4 curve. Sentite saltare l'ultimo 4 curve, sono 300 metri su 5 km di pista. Nei rettilini Ferrari può fare, però è chiaro che, ragazzi, soprattutto se ci sta il sole, è problematica la cosa. Se c'è sole, chiaramente in altitudine il vento ce n'è poco, quindi ce n'è poco, ce n'è, alle volte non c'è per niente. Non dovrebbe essere un problema il vento, il problema più grande è il calore. Se fa caldo, se la pista è calda, Ferrari crolla. Abbiamo visto, ti fa 10 giri bene e poi c'è un crollo, mentre gli altri fanno 20 giri di cui 10 bene e poi pian piano calano. Ferrari purtroppo assiste a dei crolli e faceva fresco, figuriamoci col caldo.
inaccettabili, perché poi ti ritrovi a fare quel giro di crollo dove magari perdi 3 secondi. Oppure come Sainz a Suzuka, fai 3-4 giri con le gomme ormai finite, ha perso 7-8 secondi. Cioè, capito qual è il problema? Ferrari dovrà gestire le strategie al meglio, perché purtroppo su una pista del genere ti fai male. E l'anno scorso Ferrari è arrivato a un minuto sia con Sainz che con Leclerc. Leclerc sbagliò nelle prove libere, nello snake, con una macchina iperstabile rispetto a quella di quest'anno. Quindi, questi sono i valori. Io Ferrari me l'aspetto più dietro. Può certamente approfittare di problemi altrui, se è fresca la pista può attaccare. Però raga, non me l'aspetto da podio, vi dico la sincera verità. Poi io spero sempre di sbagliarmi, però alla fin fine ci azzecca sempre. Ci vediamo libere 3 e ci vediamo le qualifiche live stasera. Ciao, Guaglio.